Ciao ragazzi, sono Davide Aru e oggi parliamo di questa bellissima Supro Dual Tone. È una chitarra molto particolare, è una chitarra in stile vintage, così vintage che è fatta esattamente in fibra di vetro. La chitarra quindi è fatta completamente in fibra di vetro. Ha un'anima centrale qui in legno e poi tutto intorno qui, questa è tutta fibra di vetro. Quindi la chitarra è da considerarsi, diciamo, una semiacustica, se vogliamo. Lo strumento ha la tastiera in palissandro, radius 11 se non sbaglio, comunque sono tutte informazioni tecniche che potete trovare sul sito Supro. Io vorrei suonarla un po' con voi e farvi sentire come suona questa chitarra. I pickup sono in Vista Tone, in stile puff, switch a tre posizioni, volume generale e volume e tono per rispettivi pickup, quindi volume e tono di questo pickup e volume e tono di questo pickup. Cosa molto figa, ponte in palissandro fisso, quindi non si muove, è già stata intonata, diciamo, dalla casa. E regolazioni molto semplici per l'altezza con queste vitarelle, quindi regolarla è molto molto semplice. Meccaniche stile vintage, eccola qui. Manico avvitato, ecco qui, vedete, qui c'è un'anima in legno e questa è tutta quanta fibra di vetro. Infatti la chitarra è, diciamo, vuota e suona molto da spenta. Si sente proprio che vibra tutta. Ci farò un giro così, insomma, sentiamo un po' di suoni di questo bellissimo strumento. Cominciamo, ho collegato la chitarra a un po' di pedalini, questo bellissimo Pictronix, il compressore, il Philosopher's Tone, Supro Drive, poi un overdrive in stile Ibanez TS808 di 9, insomma, quindi un overdrive magari che abbiamo più nelle orecchie, un Bogner un pochino più cattivo, e un tremolo sempre Supro. Il tutto finisce nel mio bellissimo Supro Statesman, che già magari avete visto in altri video che ho fatto precedentemente, ampli che adoro. E cominciamo. Allora, vi faccio sentire i pickup nudi e crudi come suonano. Partiamo dal pickup al ponte. Centrale, quindi tutti e due. Up al manico. Facciamoci un giro con i pedalini così vediamo di capire da dove parte questa chitarra e dove fino a dove può arrivare. Io partirei con dei suoni clean un po' funky se volete, quindi compressore e sentiamo un po' di ritmiche, ok? Deciso e può ricordare una 335, ma è un po' è più brillante. Molto bella, cavolo. Pick up al manico. Sento che abbiamo la ciccia dell'humbucker, ma la parte alta brillante, quindi ci aiuta anche sui suoni clean, diciamo. Quindi possiamo farci anche, se volete, dei piccoli preset, no? Quindi, per esempio, se l'humbucker al ponte non ci piace perché è troppo brillante, lo possiamo scurire un filino da qui e mantenere comunque il suono dell'humbucker invece al manico così com'è. Detto questo, andiamo avanti, facciamo qualcosa di più drivoso, Supro Drive. Ha una spinta molto di estrazione Les Paul, se volete, però ha questo carattere da semiacustica e questa vetroresina che la rendono molto molto particolare. Andiamo su suoni con overdrive magari che avete più orecchie.
Sentite com'è. Sì, io a questo suono aggiungo un po' di rev e delay dal banco. Molto molto rock and roll, però in realtà può suonare anche questo. Se io a questo suono aggiungo un po' di rap e di delay, su sonorità invece più calde, se volete un po' più jazz, anche se io non sono pratico, vi faccio sentire magari qualche cosa di più caldo. Allora, eccoci alla fine, vi ho fatto sentire un po' di sfumature di questa bellissima chitarra e cosa dire, ve la straconsiglio se cercate qualcosa di originale e qualcosa che abbia un carattere ben deciso e che soprattutto si discosti dalle chitarre standard, ok? Ragazzi, vi saluto, alla prossima!